Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova tappa del Tour Village in collaborazione con il Festival Abruzzo dal Vivo, che è il festival finanziato dalla Regione Abruzzo, dal MIBACT, per la rinascita dei territori feriti dal sisma. E questa sera siamo qui ospiti a Nerito di Crognaleto, in questa bella sala polifunzionale, con il sindaco Francesca Reggiani, che questa sera potremo ammirare nel suo spettacolo Tutto quello che le donne non dicono, e con il consigliere delegato alla cultura Luciano Monticelli, il direttore amministrativo dell'ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, che in questa sera però è con noi anche in una doppia veste come presidente del chiostro che organizza la vetrina del parco, quindi coinvolto anche lui in Abruzzo dal Vivo, il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, benvenuto, e il sindaco di Crognaleto, che vi inviterà a questo splendido salotto per una riflessione sullo stato delle cose nei territori abruzzesi. Grazie Barbara, e intanto diciamo benvenuto, diamo il benvenuto alla nostra Francesca. Abbiamo detto ci diamo del tu, e quindi, ed è una cosa è certa, che la nostra Francesca non scorderà il comune di Crognaleto solo per quando lo ha girato, perché è arrivata fino al paese di Crognaleto, poi è scesa di nuovo, quindi sicuramente avrà un buon ricordo. Ma soprattutto non finiva mai sta strada, dico, ma dove dobbiamo andare? Che poi Fabrizio Perrone, nella sua vaghezza, perché è un uomo molto carino ma vago in una maniera esagerata, mi ha sempre parlato di Teramo. Oggi esce fuori che è vicino a Teramo, piglia ste strade, incomincia in bocca, fa cosa, dopo 20 minuti dico, Fabri, ma sei sicuro? Sicurissimo, piglia, vai. Ogni tanto qualcuno mi telefonava, ma io a un certo punto dopo... Cioè, mi è venuto a prendere alle 3:30 a casa, sono le 7, tutta curve, dico, ma dove stanno questi? Perché per carità, siamo arrivati a Frattoli. A Frattoli, dico, Fabri, qua o scendi dall'altra parte. No, non è il caso. Ma lei ha delle battute strepitose, l'assessore alla cultura, perché ha detto, ripeta. No, assolutamente. Vabbè. Quindi io vi ringrazio, spero, come dice il sindaco, invece di tornare con una strada un pochino più veloce. Beh, con la sicurezza, perché il territorio è bellissimo, abbiamo visto un fiume meraviglioso, degli alberi, delle gole, delle valli, per cui uno con la tranquillità di un minimo di conoscenza sulla strada torna con piacere in vacanza. In vacanza. T'ho interrotto, prego. Ebbene, e io sono orgoglioso e fiero di avere un territorio, come insomma, credo, che il punto di forza è proprio l'ambiente, è proprio il belvedere dei fiumi, della natura, cioè tutto. Ma quello siamo che... arrivati in un punto, a un certo punto, se ci mancavano gli stambecchi, ci saranno sicuramente. Camosci, Samecchi. Perché a un certo punto si vede il Gran Sasso come fosse una pittura, no? Disegnato, oggi poi c'è un po' di foschia, c'è un po' di nuvole, è bellissimo. Stavamo pari pari, il Gran Sasso e noi, quindi... Poi... Bene, io sono molto contento di essere qui questa sera con la mia collettività, la mia cittadinanza, e avremo modo di averla poi in piazza per lo spettacolo e per svelare questo fatto che le donne non dicono, ok? Quindi io sono molto curioso di sapere che cos'è che le donne non dicono spesso. No, allora, tutto quello che le donne non dicono è il titolo di un contenitore. Tutti noi, diciamo, attori, quando cominciamo a fare uno show, diciamo, da one man show, così, la cosa molto importante è il titolo. Per esempio Proietti se ne uscì già alla fine, assessore degli anni 70, con A me gli occhi please. Sotto la dicitura A me gli occhi, tu puoi fare tutti i pezzi che naturalmente sono intonati con questo tipo di titolo. Tutto quello che le donne non dicono è uno sguardo, spero, ironico alla realtà anche un po' confusa che viviamo in questi giorni, magari questi ultimi anni anche, ecco, e naturalmente poi dopo su quella che è la questione delle donne,
la vita di coppia, bla 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 bla, e il ruolo naturalmente, tutto quanto in chiave molto ironica, ecco, tutto qui. Bene, Proietti, un grande, da dove è partita proprio Francesca Reggiani? Se non vado errato, da Proietti. Sì, sì, beh, io sono stata, per questo lo dico, perché insomma il titolo di uno spettacolo è un titolo che poi ti dà l'occasione di trattare vari argomenti, però non vorrei che questo venisse preso come uno spettacolo solo al femminile, assolutamente, è pure per i maschi, anzi, perché no, è per tutti. Io mi auguro poi di vivere in un paese prima o poi dove non si dica più il teatro al femminile, il teatro, la letteratura al femminile, il cinema al femminile, la lettura al femminile, perché non è che, signora, io quando vado a vedere Brignano Proietti dico vado a vedere il teatro al maschile, dico vado a vedere Proietti, punto, tutto qua. Perfetto. Bene. Allora, intanto diamo una traccia di quello che si sta facendo. Francesca Reggiani è qui con noi perché è all'interno di un festival Abruzzo dal vivo che siamo riusciti a mettere a sistema 23 comuni, i comuni del cratere, bene, coloro che hanno avuto la difficoltà nel momento del sisma a partire dal 24 di agosto e poi il 30 di ottobre e poi ancora il 17 di gennaio, dove la cosiddetta tempesta perfetta, la neve, l'isolamento, insomma tutto quanto sappiamo di cosa è successo. Non mi invitate con la neve, se ne parla la prossima o a fine settembre o fuori neve. Alla festa della castagna ti portiamo. Perché no? Però quella è a dicembre. No, a ottobre. Ah, a ottobre. E quindi, ma io ho visto un cartellone molto bello vostro proprio di questa iniziativa, ma per esempio De Gregori dove si esibisce? De Gregori lo abbiamo già fatto esibire nella Fortezza di Civitella ed è stata una bellissima serata insieme a Schini, insieme a tutta quella serie di spettacoli, di artisti, 68 visto, spettacoli sì, sì, che abbiamo messo a sistema con la sintesi di 23 comuni, non è cosa semplice, io sono capofila. No, infatti, delegato dal comune di Teramo, comune di Tossicia, Campotosto, insomma i 23 comuni del cratere, abbiamo fatto un cartellone, un festival che ha prodotto quello che ci ha chiesto il MIBAC, che ha tirato fuori le risorse e poi con la regione Abruzzo, il consigliere Luciano Monticelli che è delegato alla cultura, il facilitatore di questa attività, siamo riusciti ad avere questo grande risultato. Questa sera né una piccola parte la renderà grande la Reggiani quando salirà sul palco, perché sono certo che farai rientrare quelle tegole che sono scivolate durante il sisma. Adesso, per carità, no, io comunque adesso, a parte scherzi, io vi ringrazio perché ho visto un cartello, è un'iniziativa rara, direi anche difficile organizzare e coordinare tutto quanto focalizzato così sui vostri obiettivi, e quindi io ringrazio voi di avermi messo in un cartellone così bello, perché ci sono degli artisti splendidi, li avete visti? Bellissimi. Quindi naturalmente a Fabrizio gli ho detto, dico Fabri guarda che quando arriviamo c'è un salotto, e lui dice sì, perché vogliono fare un rinfresco salotto. Dico ma tu Fabri hai capito cos'è il salotto? Sì, che uno sta in piedi intorno al tavolo e si beve qualcosa. Quindi scusa, dico Fabrizio, ma per esempio, per citare lui, il Costanzo Show è un salotto televisivo. A casa mia, a livello di spettacolo, quando uno fa un salotto è una specie di tavola rotonda. No, il salotto è quando tu te ne stai lì in piedi che il sindaco vuole offrire qualcosa da bere. Quindi, siccome sono in mano a cotanto uomo, io fra un po' vado a ripassarmi il copione con lui, perché sennò può essere che non facciamo lo spettacolo. Bene, quindi per concludere, poi ridò il microfono alla nostra brava Barbara Passerini. Io ringrazio ovviamente la regione, Di Filippo, il direttore, colui che ha architettato tutta questa, diciamo, struttura e poi insomma tutta la parte amministrativa, rappresentato oggi da Savini Giovanni, che tra l'altro è nostro concittadino, e così come voglio ringraziare il sindaco di Teramo, appena eletto e viene annerito, io ringrazio Gian Guido, perché l'attenzione a questi piccoli territori passa attraverso anche la partecipazione, quindi grazie sindaco di essere qui con noi, perché al di là della persona è un amico, conosciamo da tempo, ma insomma la veste che oggi ricopre dà solidarietà al nostro territorio. I miei amministratori, il vice sindaco assessore Persia, Tossicia, il direttore della ASL che è una duplice veste,
lo ha detto Barbara, ma anche il presidente del Chiostro, dove noi, in occasione della vetrina del parco che si è fatta a Montorio tempo fa, con questo progetto Abruzzo dal vivo, abbiamo anche proiettato, diciamo, delle risorse con la compartecipazione dell'associazione, ma insomma il festival sta dando i suoi frutti. Mi fermo qui perché altrimenti parlo troppo, se no prima o poi me lo dice Francesca. No? Allora, continuiamo allora a parlare proprio della difficoltà e di cosa si sta facendo in questo momento per i territori abruzzesi che hanno bisogno di sentirsi vicino quella che è la regione. In questo momento questo sta avvenendo, perché in effetti quando noi andiamo nelle piazze, nei paesi, nei borghi più piccoli a portare uno spettacolo, un evento, un laboratorio per bambini, si sente, si coglie, no? La partecipazione e anche la voglia di ripopolare questi luoghi. Allora, l'assessore, il consigliere delegato alla cultura Monticelli, ci dica la regione, sì, il ruolo. Ma innanzitutto buonasera a tutti e saluto la Reggiani, che volevo dire, il sindaco ha fatto bene a fare questa sorta di happening. Noi abbiamo necessità che l'artista, quando arriva, perché ci sono artisti che arrivano, salgono, recitano e vanno via, lasciano una traccia importante, ma io credo che anche questo, il rapporto, conoscere l'artista dal vivo, sentire cosa ne pensa, è la cosa più importante, io ritengo, di questo, quello che stiamo facendo, ma è importante perché il vostro mondo è un mondo, io insomma è un po' di anni che mi occupo. Lei che ha fatto, assessore? Ho fatto. Conosco un po' il mondo della musica, conosco il mondo del teatro, quindi... No, ma lo conoscevo anche prima. Ma però suonava, sì, sicuramente. Però quando si arriva, io credo che il momento più bello per un cittadino è quello di rapportarsi, conoscere, oltre che dargli la mano, l'autografo, però è quello di capire. Sì, però ma non mi interrompo ogni tempo. Mica sulla Ferilli Vera. No. Ma perché? Perché volevo arrivare qui, perché noi in questo contesto non abbiamo cercato di portare le manifestazioni sono importanti, ma chiamare, io spesso dico, o chiamare l'artista nel comune o nella regione, ci sono i funzionari che sono bravissimi. Io credo che invece bisogna capire il motivo perché chiami quell'artista, perché comunque sul territorio, specialmente sul lato della musica, c'è anche una ricerca di quella che tu hai, quel contesto, e che poi rimetti e lo metti in gioco anche con delle sperimentazioni. Quello l'abbiamo fatto soprattutto nella Carovana dei Suoni, dove abbiamo fatto delle jam session incredibili, dove musicisti arabi, no, ritiro la mano, musicisti arabi, siciliani, greci, con i bandisti, è successo a Tossicia, credo, abbiamo fatto una bellissima cosa, e credo che quello è il messaggio che oggi deve essere la ricostruzione immateriale, di aprirsi anche a nuove esperienze, e la manifestazione è importante, ma buttata lì tanto per farla, a me sinceramente non interessava. Abbiamo costruito questo rapporto, quello che diceva il sindaco D'Alonso, insieme alla regione, abbiamo avuto due modelli, uno con direttamente fatte dai comuni, un'altra dei grandi eventi fatti dalla regione Abruzzo, l'abbiamo messo insieme, 68 manifestazioni con tutte le problematiche che voi potete immaginare, dove domani per esempio al Prati di Tivo, sotto i piedi di Gran Sasso, c'è il tributo a Ivan Graziani, un altro pezzo importante, ci sono stati tanti musicisti, tanto teatro portato nei luoghi, come diceva Giuseppe, anche dove spesso il teatro non ci arriva mai, come il cinema non ci arriva mai, come portare un violoncellista importante, è molto più importante che farlo vedere di passata, ma far vedere al ragazzo, a chi non ha mai fruito di uno spettacolo di musica classica, è l'occasione per dire c'è anche questo. Quindi la ricostruzione sulle mura è importante, ma poi avere queste case vuote non avrebbe senso. È quello che abbiamo fatto, e speriamo già di lavorare per il secondo step. Io ne ho parlato poi due minuti, che vorrei portare dall'8 dicembre all'8 gennaio in Abruzzo, in queste località dove si può anche sciare, c'è la neve, c'è la montagna, ci sono i castagni, ci sono tante belle cose, e avere un richiamo così forte a livello nazionale può aiutare
per un pezzettino alla rinascita. Quello stiamo facendo, non vi stiamo dando cose megagalattiche, colpire con elementi cosa importanti, ma quello della cultura, di quello che, come detto prima, dello spettacolo dal vivo, che è un elemento importante per la rinascita. Ecco. Adesso facciamo parlare il direttore amministrativo dell'ASL di Teramo, che appunto ha avuto a Montorio, dove organizza la vetrina del parco come presidente del chiostro, anche lui un pezzettino di Abruzzo dal vivo, che tra l'altro ha avuto un grande successo, no? Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio il sindaco di Crognaledo, da Alonso Giuseppe, che mi ha invitato qui questa sera. Ringrazio tutti gli altri ospiti, a cominciare dall'artista che questa sera, la Reggiani, ha onorato il nostro territorio. Non parlo di sanità, parleremo questa sera di questo territorio. Ecco, un grazie a questo Festival d'Abruzzo al vivo, perché nell'ultima serata della vetrina del parco ha portato i Modena City Ramblers a Montorio. Ci sono stati altri bellissimi eventi, però io quello che voglio dire, io non faccio il politico, però sono di questo paese, di Montorio al Vomano. Facciamo questa iniziativa da 22 anni e ho vissuto questo paese sia nel momento dello splendore, quando era il fulcro, era il cielo della Val Vomano. Montorio era il crocevia per andare a Roma, non c'era il traforo, quindi per andare a Roma bisognava passare per forza da Montorio. Però si attraversavano dei paesaggi stupendi, ecco. Però ho vissuto, le dicevo, nei momenti di splendore. Oggi Montorio, dopo il terremoto, già col traforo ha avuto i suoi problemi, ma con l'avvento del terremoto del 2009 e quelli del 2016-17, il paese circa 1500 persone hanno lasciato il paese per andare nella costa. E oggi un segno emblematico è che il paese ha perso 3 classi di scuola, perché tanti bambini sono stati iscritti in altri istituti del comprensorio dell'Interland montoriese. Ecco, ben vengono queste iniziative, perché riportano al centro dell'attenzione la realtà di questo territorio, che merita, un territorio che rischia lo spopolamento. Quindi ben vengono queste iniziative, queste attività culturali, affinché facciano rendere conto, portano l'attenzione sia a livello regionale che nazionale di una realtà che vuole vivere e vuole continuare a vivere. Grazie. E a proposito di scuole, sindaco D'Alonso, so che sta mettendo su un modello particolare di scuola, cioè una scuola con pochi bimbi e molta attenzione, perché Crognaledo, il territorio della vallata, ha comunque iniziato una ricostruzione difficile, ma che sta avendo ottimi risultati, partendo proprio dalle scuole, è vero? Beh, certo che, come dico sempre io, per mantenere una collettività, piccola che sia, non parlo della città di Teramo, però insomma bisogna ragionare su 3 elementi: sanità, sicurezza ed educazione scolastica. Noi, quando abbiamo avuto il terremoto, il primo problema l'abbiamo avuto sulla scuola, cioè abbiamo avuto un'ineggibilità della struttura scolastica e pertanto si rischiava quello che diceva e raccontava il direttore della ASL poc'anzi. E ci siamo subito adoperati per trovare uno sponsor privato. Abbiamo costruito una scuola IKEA, insomma nell'arco di 30 giorni IKEA ci ha dato questo finanziamento, abbiamo messo su una scuola. Poi abbiamo continuato la ricostruzione e siamo pronti a settembre a inaugurare la scuola di Tottea, e poi avremo la scuola madre qui a Nerito, e lì lanciamo un messaggio forte, e credo che poi insomma ci dovranno ascoltare, perché porteremo i nuovi governanti, dove io proporrò il modello della scuola appenninica. Cioè, se noi vogliamo bene a questi territori, la scuola è uno di quei piloni fondamentali, in qualche modo, pur se minima,
ma deve rimanere sul territorio. Oggi ci sono sistemi multimediali che danno la possibilità di fare anche educazione a distanza. Quindi se un paese, come il paese di Dottea, offre la possibilità che ci siano ancora dei bambini che vogliono scommettere sul territorio, io credo che sia un compito istituzionale dare loro una scuola, un modello di scuola appenninico, perché poi non è Crognaredo, non è Tottea, ma tutta la dorsale appenninica che è fatta di paeselli e di borghi dove, insomma, se si tolgono i servizi essenziali come sanità, scuola e sicurezza, dobbiamo abbassare i campanini e pensare a fare ragionamenti diversi. Benissimo. Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, neo eletto, ma lo vediamo sempre presente a questi appuntamenti ha già le idee chiare su quello che sarà il ruolo di Teramo e come la rinascita dovrà operare all'interno del territorio comunale. Sì, grazie, io ringrazio tutti, mi associo ai ringraziamenti nei confronti del sindaco D'Alonso per l'invito, è un onore avere qui Francesca Reggiani, ringrazio tutti. Sono un sindaco non eletto, ho ereditato questa iniziativa straordinaria che è fondamentale appunto per la ricostruzione e per la rinascita complessiva del nostro territorio. Io in questo momento, essendo un sindaco non eletto, dovrei preoccuparmi di costruire e costituire la giunta comunale, è molto più piacevole essere qui con voi, ma la mia presenza è stata voluta, insomma l'invito ho accolto pienamente con grande forza l'invito di Giuseppe, perché credo che la città di Teramo debba dare un segnale forte in questa fase di difficoltà che tutto il nostro territorio vive, perché la centralità di Teramo capoluogo di provincia è fondamentale anche e soprattutto per le aree interne che oggi vivono una situazione di grande difficoltà sul nostro territorio, non solo a causa del sisma. Il ruolo di Teramo città capoluogo è centrale proprio perché aiuta a ricostruire una comunità che è fondamentale in questo percorso di ricostruzione, aiuta a ricostruire una identità complessiva del territorio provinciale. Noi come Teramo città capoluogo vogliamo assolutamente ricoprire questo ruolo di dialogo, di confronto con tutte le comunità territoriali, perché la ricostruzione, come è stato detto anche prima, non è solo una questione di ricostruzione legata alla ricostruzione materiale. Il nostro territorio è stato martoriato dagli eventi sismici, la città di Teramo ha ancora oltre 4.000 sfollati, ma quando parliamo di ricostruzione, se vogliamo ragionare in termini di ricostruzione complessiva, dobbiamo pensare a una ricostruzione di un tessuto sociale, di un tessuto culturale, di una comunità. E credo che iniziative come questa, assolutamente meritorie, Abruzzo dal vivo, vadano proprio in questa direzione. Quindi consentire una ricostruzione complessiva, consentire la costruzione attraverso la cultura, attraverso iniziative di straordinario livello, come è stata quella di Francesco De Gregori, come quella di stasera con Francesca, come quella di domani con il nostro concittadino Ivan Graziani, vadano proprio nella direzione di ricostruire attraverso l'identità l'assetto, il tessuto culturale e sociale di tutto il nostro territorio. E Teramo città capoluogo, rispetto a questa sfida, sicuramente non si tirerà indietro. Grazie. E allora, prima di salutarci, Francesca Reggiani mi ha detto di voler leggere una poesia proprio adatta all'evento. Scusa, metti a fianco in piedi, perché io non riesco a leggere seduta. Diciamo che insomma questo fatto, questa iniziativa, questo dramma, questo shock del terremoto ha spinto tante persone a fare tante cose. Io ho una mia cara amica che è Elena Polidori, che non è di qui, è di Amatrice, hanno vissuto la stessa cosa, e lei da Amatrice poi è venuta a fare, studiato a Roma eccetera, insomma è diventata alla fine una firma importante di Repubblica, il giornale Repubblica. Lei è un economista, avendo lei stessa perso diciamo tutto, ti trovi davanti a quello shock, che è chiaro che noi che non lo abbiamo, è difficile da metterci la testa per chi la vede veramente, no? Cioè
lei, avendo avuto questo tipo di shock, ha pensato di scrivere un racconto molto bello, che è questo qui, si chiama Il vaso piegato, e conclude, diciamo, questa sua racconto su quello che vuol dire aver perdere, diciamo, la memoria che viene dai propri genitori, nonni, bisnonni, eccetera, no? Quando si sgretola una casa che non rimane più niente. E ha pensato bene Elena di scrivere questo racconto e concluderlo con questa poesia. Io leggo male, però ci provo, diciamo. Dice: caro sole, tu ogni giorno non so quante tonnellate di materiale perdi, ed anche io ogni giorno perdo qualcosa. Ogni giorno tutti noi perdiamo un giorno. Ma quando sarà finito il tuo tempo, si potrà dire di te: è stata una stella generosa. Per tutto il tempo ha illuminato e scaldato i corpi intorno, senza fermarsi mai, dando tutto il possibile di sé, sempre al massimo delle sue possibilità. Tutto quello che poteva fare l'ha fatto, e tutti sempre l'hanno ringraziato e l'hanno adorato e l'hanno benedetto, e nella sua lunga vita lui ha sempre gioito della riconoscenza di tutti. Questo vale per me, per te, per voi, vale per tutti. Giorgio Savini, del Dipartimento Regionale per la Cultura e il Turismo, che ha lavorato tantissimo il Dipartimento per questo festival, che si è corso per realizzarlo e realizzarlo bene. Il Dipartimento ha dato il massimo. Diciamo che abbiamo fatto un po' il nostro lavoro, questa è la cosa più importante, e credo che il risultato sia visibile un po' a tutti quanti. Inizialmente è stato difficile poter scegliere tra tutti i progetti che ci sono stati presentati, perché erano tantissimi, 23 progetti. Alla fine siamo riusciti, tra discussioni varie, a trovare il meglio all'interno di tutti questi progetti. Credo che la presenza reggiana, ma non di tutti gli artisti, ma io voglio ricordare anche di quelli minori, di tutti dai solisti aquilani, da quella miriade di persone che lavorano nel campo della cultura, che spesso non vengono citate come i grossi artisti, ma che hanno contribuito con il loro lavoro a mettere un pezzettino all'interno di questo problema della ricostruzione. Hanno messo un mattoncino. Io credo che la cultura sia importante all'interno di questo discorso, perché la ricostruzione parte essenzialmente anche da questo, dall'aspetto certo. culturale. Certo. E vi ringrazio di questo. Grazie. Grazie. E ringraziamo anche l'assessore di Tossicia che ci è venuto a trovare, e comune assolutamente coinvolto in tutto questo progetto di Abruzzo dal Vivo. Sì, approfitto per fare intanto per ringraziare il sindaco D'Alonso e tutti gli invitati, ma approfitto anche per fare un invito. Diceva l'assessore Monticelli l'altra volta che sono state tante serate bellissime in tanti comuni di arte, cultura, di valorizzazione e di ricostruzione anche delle nostre anime, oltre alla costruzione materiale che bisognerà affrontare. L'invito è che non fermiamoci qui. Non vorrei, e non penso che nessuno di noi vorrà, che sia stato un periodo bello di un mese e mezzo, due mesi, e che magari finisca qui. Vediamo e organizziamoci per far sì che questa cosa continui anche nel futuro, in qualche modo. Grazie. Scusate, il consigliere delegato Monticelli. Solo una cosa semplicissima, per farlo sapere a tutti quanti, che noi non ci fermiamo con queste iniziative. Io volevo anche farvi sapere a tutti quanti, ma avremmo anche occasione in seguito di fare delle iniziative specifiche, che noi abbiamo attivato come regione un sistema di consultazione di giornali, riviste, di quant'altro c'è sul mercato mondiale, disponibile gratuitamente per tutti i cittadini e soprattutto per quelli che stanno
che non sono, come si dice, nelle grosse città, faccio l'esempio di Teramo, ma che stanno a Nerido, che stanno a Tortea, che stanno a Torsicilia, in qualsiasi posto, gratuitamente si iscrivono, ci danno le loro email e tutte le mattine possono leggere i giornali di tutto il mondo, da Tokyo fino a... Bellissima, un'iniziativa, abbiamo l'anteprima, perché è una notizia che non avevo ancora letto, cioè abbiamo l'anteprima. 100.000 volumi, di tutto di più. Brava la Regione Abruzzo allora. Come ci si iscrive? Sul sito? Sì, poi su questo è una cosa bellissima, ci facciamo ci rientriamo dopo l'estate perché... soprattutto per coloro i quali sono lontani dalle biblioteche, certo. Quindi possono servirsi. Abbiamo avuto un anteprima. Io rubo altri due minuti perché conosco che deve provare. Noi il 20 luglio non chiudiamo la serranda, uso un termine anche un po' forte, ma questa esperienza ci deve mettere insieme affinché questa buona strategia che abbiamo la possiamo capitalizzare anche nella discussione della quinta area interna, perché questa rientra dentro la quinta area interna. Io ti ringrazio perché l'assessore di Tossicella ha ricordato che è un po' il comune che dirige, ma dobbiamo accelerare perché non possiamo fermarci, perché altrimenti perdiamo la possibilità di stare dietro ai tanti finanziamenti, ma al processo di mettersi insieme, perché insieme riusciamo ad ottenere. Separati, 1500 abitanti, 800 abitanti, 2000 abitanti fa difficoltà. Io sono uno molto appassionato del campanile, ma se il campanile non lo metti in rete, non ce la fai. Ma infatti io che non ne so niente, sono sbalordita da queste iniziative molto importanti che non si sanno al di fuori di qui, quindi è molto importante far sapere tutto quello che avete fatto. Sicuramente, adesso... È una difficoltà atavica della... Io non credo, perché siamo tutti un po'... No, ma la comunicazione è importante, cioè state facendo delle cose molto importanti, molto, cioè dando la possibilità a tutti, che è una cosa rara, adesso per carità, però ecco, importante. Io sono contenta di venire a conoscenza di questa serie di iniziative perché mi sembrano estremamente civili, estremamente importanti. Bisogna, secondo me, invece portare le persone a provare interesse verso quello che voi mettete in campo. Sì. Tutto qua, quindi complimenti. Le conclusioni le faremo penso dopo il 20, perché stiamo facendo anche un dossier, ma faremo anche un book, che io mi sto dannando l'anima anche col direttore, perché questo book servirà delle 23 comunità a dire agli artisti che ci sono stati, perché ne sono stati tantissimi che facciamo fatica anche a ricordarli. Ma è un progetto, un prodotto che anche i sindaci, le località devono mettersi sul mercato, tra virgolette, perché comunque hanno delle realtà, hanno delle cose bellissime. Ho detto, la strategia delle aree interne che io seguo, voi amministratori lo sapete, della quinta area fa questo ragionamento e cuba finanziamenti, ma non è il finanziamento fino a se stesso, è quello che tu metti dentro questo contenitore e riesci ad esplodere, altrimenti arranchi sempre e fai sempre più fatica. Tant'è che ecco, Abruzzo dal vivo in realtà si distingue. Siamo da molto altri... siamo quasi a due terzi, ma ecco. Credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo, sì, di portare gente, perché è importante. Ma di creare. Porto solo una a Montereale, c'è Aringo, una comunità, una frazione. E ci sono stati, non mi ricordo chi è stato, perché ripeto, 68 manifestazioni. C'è stata una rappresentazione teatrale, gli aringhesi che vivono a Roma hanno fatto 3 pullman domenica scorsa e sono tornati, hanno fatto una giornata con l'artista, hanno si esibito la sera, tutto quello che volete, ma hanno vissuto insieme. Ecco perché è importante la presenza. Io, tra virgolette, odio l'artista che arriva con un po' la puzzetta sotto al naso, si presenta, va lì, a volte non dice neanche buonasera, prende, se ne va, e quello ha lasciato, ma ha lasciato poco sul territorio. Ah, no, non succede, no. È raro, qualcuno forse c'è, però è molto raro. Certo, sicuramente la forza di Abruzzo dal vivo. No. Certo. Sì, perché diventa parte del paese, cioè vive... Sì. Quindi adesso poi dopo
No, ma io vengo molto volentieri, anche perché poi porta bene, è bello anche venire non proprio per lavorare, virgolette, ma anche io da parte mia colgo questa palla al balzo e dico, visto che ho fatto questa esperienza che è sia umana, come mi fanno capire loro, che lavorativa, uno può tornare una giornata di vacanza con un altro autista. Perfetto, allora su questa promessa di Francesca Reggiani, che ci verrà a trovare per una vacanza, la incontreremo sui nostri monti o sulle nostre spiagge, noi possiamo concludere questo appuntamento. Io saluto tutti gli intervenuti, anche gli assessori consiglieri di Crognaleto. Voglio salutare un personaggio che è qui in prima fila e che rappresenta forse un po', è l'emblema, no, del nostro territorio, delle nostre tradizioni. Chi è? Vieni, vieni. Allora, Francesca, ti devo, pure noi abbiamo gli artisti di spessore locali. Questo è l'emblema dell'Abruzzo, è il pioniere, diciamo, il pastore abruzzese. Lui si chiama Luigi De Angelis e ci teneva a venire qua perché, insomma, ha qualcosa da dirti in virtù di quella che è la sua passione per il territorio. Ti regala la campanellina perché lui cuce e adesso la devi salutare, però. Grazie. Ciao Francesca. Mi ha fatto piacere di venire qua e di conoscerti. Mica stiamo uomini e donne, eh? No, no. Che c'ha di diritto là, le donne dagli uomini? No, che c'ha più diritto? No, tanto c'ha gli uomini e c'ha le donne. Quindi è l'uomo che dirige la casa. E la donna va a lavorare, giusto? Attenzione, perché qui abbiamo qualcuna che di quello che le donne non dicono ne sa un bel po' e ce lo racconterà questa sera alle 21. Perfetto. Adesso c'è sopra. Grazie Luigi, grazie. Sai che ci tengo a queste cose, quindi questa va nella tana del sindaco dove ci sono tanti bei ricordi della nostra montagna. Grazie, grazie di cuore. Allora, salutiamo tutti insieme i miei amministratori, il sindaco di Teramo, Monticelli, la regione, il dipartimento. Io sono certo che Giovanni trasferirà questo sentimento della collettività di Crognaleto, quello che abbiamo fatto per Abruzzo dal vivo, che è un prodotto DOC che non faremo morire. Tossicia, assessore, non lo faremo morire, faremo altre cose belle perché le risorse ci sono, c'è la bontà degli artisti. Abbiamo ascoltato Francesca, che ospiteremo a Senarica, qui c'è colui che organizza la festa di Senarica in qualche maniera, poi mi conosci poco ma io ti sarò addosso, quindi non ti mollerò più. Salutiamo Francesca nella sala polifunzionale del comune con un omaggio floreale, perché è una bella signora, è giusto che gli facciamo un omaggio. Grazie a te Francesca, grazie a Monticelli, alla regione e soprattutto a chi ci ha dato forza nel gestire questo progetto. Il sindaco di Teramo, che è arrivato nella fase conclusiva ma che è giusto che sappia tutti i particolari, noi abbiamo messo a sistema i 23 comuni grazie a un'organizzazione che si chiama ACS. Il presidente oggi non è qui con noi, il suo direttore Eleonora Coccagna, persone a modo che hanno creato questo rapporto con Francesca Reggiani. Grazie.
complimenti per l'iniziativa, il paesaggio è stupendo, ci siamo messi sul belvedere, il gran sasso tac esce da lì, io non l'avevo mai visto da questa prospettiva. Oltretutto questa è una delle ultime sere, uno spettacolo che io porto in giro da tanto tempo, me lo rimpinguo, taglio dei pezzi, me lo attualizzo, ma questa penso che sia una delle ultime sere di tutto quello che le donne non dicono, perché sto scrivendo il monologo appresso. Ora, siccome qui siete molto focalizzati giustamente sul discorso di consapevolezza delle persone e anche di ricostruzione, io ho una mia cara amica che è Elena Polidori, che è una grande giornalista economica di Repubblica, la quale è invece di Amatrice. Lei ha scritto un bel racconto che adesso penso che diventerà un libro, si chiama Il vaso piegato, e mette in ultima pagina di questo suo racconto una poesia che lessero per il dramma, lo shock e la tragedia che è il terremoto, quando uno perde le proprie radici e quindi anche la propria memoria. Ci avete un cartellone, una quantità di artisti eccezionali, ed è un'iniziativa assolutamente, uso un termine un po' lodevole, quindi sono felice di essere qui per la prima volta veramente da queste parti e spero di tornarci in vacanza. Adesso iniziamo uno spettacolo, siamo vacanza, uno va a mangiare una bella cosa, si fa una bella passeggiata e via. Adesso incominciamo lo spettacolo, un'oretta di tempo, qualcosa, vediamo quanto reggete voi, eh? E siccome se ne sentono tante negli ultimi tempi, a livello così politico, governativo, danno i numeri, noi coerenti con i numeri che sentiamo ogni tanto, diamo, vorrei iniziare così a dare i numeri reali, veri del nostro paese oggi. Vi informiamo quindi che lo spread nel nostro paese oggi è a quota 138.080, il PIL sembra essere cresciuto dell'1,5%, la Juventus ha vinto il campionato con 95 punti, la disoccupazione giovanile è al 32,8%, la pressione fiscale al 49%. Gli scalini della Torre di Pisa rimangono stabili, sono 294. Un italiano su quattro, si sa oggettivamente, purtroppo è a rischio povertà, ma uno su mille, ma che pubblico colto! Ci sono gli assessori, tutto, sindaco, un pubblico colto, uno su mille ce la fa. Adesso vi informo che secondo il Servizio Sanitario Nazionale, che è in crisi, vi chiede perciò di fare un ultimo sacrificio. Dice, in attesa di reperire nuovi fondi, questo è il nuovo governo, fa agli italiani una preghiera, ammalatevi di meno. D'altra parte, se curarsi è un diritto, ammalarsi non è un dovere. Noi ci teniamo anche a sottolineare, ricordiamo agli italiani che verso il 20-23 dicembre normalmente si fa l'albero di Natale o il presepe. Per chi fosse già proprietario di un immobile, la grotta del presepe rappresenterà una seconda casa e su di essa andrà applicata l'addizionale IMU. Io mi rendo conto che a questo punto tutti quanti gli spettacoli si ricorda in tutti gli spettacoli di abbassare e di spegnere addirittura i telefonini, ma dal momento che ritengo che è molto difficile chiedere agli italiani di fare altri sacrifici, io mi limito a chiedervi di abbassare le suonerie. Vi informo altresì che siamo in un periodo dove tutti risparmiano, siete d'accordo?
Siamo in una società che risparmia. Io che sono cresciuta con mia nonna, mi sembra a volte di ricordare le sue parole, che lei ha fatto le guerre, quindi lei quando si lavava le mani, quella saponetta lì, che era la saponetta, non la buttava, faceva una scatoletta con tutte le listarelle di saponette, alla fine le incollava e ci rifaceva la saponetta. Siamo anche noi, nonostante quel che ci dicono che siamo in ripresa, un paese lievemente in crisi, appunto, è importante imparare a risparmiare di tutto. Io vi ricordo che lo spettacolo di oggi è offerto da Enel Energia, quindi Fabrizio, buio. Risparmia energia, da oggi puoi, stai al buio. Vai a tentoni, prima che ti taglino la luce, tagliatela da solo. Non cercare una luce in fondo al tunnel, cercati un tunnel, chiuditici dentro, pagaci la fase e rimanici.